Una volta c'era due uruguaiani dramaturg che è venuti a Modena a fare un lavoro. Una volta c'era due uruguaiani avvenuti a Modena a fare un lavoro. Beso. Parecchio dottorato. C'era una volta Gregor Samsa si sveglio e trovò tutto il suo mondo trasformato. Niente sarebbe stato più lo stesso. Ci vediamo a Cesena. Ciao. Una volta c'era la possibilità di leggere il futuro semplicemente applicandosi nella lettura e nello studio del passato. Una volta c'era. Una volta c'eravamo noi da adolescenti e ho spesso l'impressione che tutto quello che non abbiamo risolto in quegli anni ci perseguiti sotto forma di fantasmi, di memorie, di rebus, di enigmi. Una volta c'erano tutte le nostre certezze e adesso non ci sono più. Però non è detto che vivere senza certezze ogni tanto non sia meglio. Una volta c'era la realtà delle cose. Poi venne una specie che dava un nome alle cose. E la realtà divenne inseparabile dal linguaggio. C'era una volta un mondo in cui le persone venivano divise in due categorie, maschi o femmine. Poi arrivarono loro, gli intermedi cosiddetti tra, che smisero di nascondersi e incominciarono ad esistere e la struttura del mondo crollò. Così ora, se qualcuno mi chiede, ma tu quando trovi moglie? La mia risposta è, io sono mia moglie. Una volta c'era questo grande desiderio di starsi vicino a una sala, respirare insieme, pensare insieme, ma con i corpi vicini. Adesso semplicemente non si può, ma ci sarà lo stesso un modo per raccontare. Una volta c'erano i dinosauri, la terra piatta e i cartelloni pieni di testi di autori morti. Adesso è tutto diverso. Grazie Ert, buona stagione. Beh, una volta c'era il fatto che dopo che debuttavi con uno spettacolo, subito dopo c'era una tournée. E invece questa volta non è andata così. Abbiamo debuttato al vostro festival Vie a febbraio. È stata una serata bellissima, quella della prima. Francesco Alberici in scena, Edouard Louis in sala, ma poi niente, si è fermato tutto. E poi tutto si è fermato. Noi siamo stati fermi 6 mesi. E adesso la vita ricomincia a settembre e tra poco, insomma, a dicembre. A metà dicembre saremo all'Arena del Sole. E non vediamo l'ora. Buona stagione e un abbraccio, un saluto a tutti. Un saluto a tutti. Sì, sì, adesso glielo dico. Una volta c'era il mistero, quello che incuriosiva prima, che si svelava durante e che lasciava sorpresi e felici poi. Una volta c'era. Ho detto bene? Una volta c'era il mio antico padre e la mia antica madre. Una volta c'era un sogno. E una volta c'era un altro scorrere del tempo. E ora? Come brucia il nostro tempo? Vorrei dialogare di questo col mio antico padre e con la mia antica madre. Dare un nome agli orrori, sognare e costruire insieme un nostro tempo futuro migliore. Una volta c'era, in questo caso tutta l'Orestea, tutto il ciclo di Oreste, l'Elettra in particolar modo, e che rileggiamo, rovestiamo, riscriviamo per rimettere mano alla legge del padre, la legge antica, e dentro a questa, alla lingua che ogni origine produce. Quindi forse c'era una volta un figlio e una figlia che, non sapendo più delle loro origini, vanno nel mondo e riescono a farsene qualcosa.
Una volta c'era un piccolo principe venuto da un pianeta lontano, coi capelli color dell'oro, che faceva continuamente domande senza mai dare risposte. Mi piace pensare che ci sia ancora un piccolo principe, un nostro personale piccolo principe, che continua a farci quelle domande essenziali alle quali trovare risposte. Durante la prossima stagione molte poltrone dei nostri teatri dovranno rimanere necessariamente vuote. L'auspicio è che anche Ert vorrà aderire al progetto Una sedia per Patrick, occupando almeno una delle tante poltrone tristemente vuote nei suoi teatri con la sagoma di Patrick Zacchi realizzata dall'artista Gianluca Costantini. Il progetto vuole mantenere alta l'attenzione sul suo caso e continuare a chiedere la sua liberazione, in modo da non doverci trovare a raccontare tra qualche tempo che una volta c'era uno studente dell'Università di Bologna di nome Patrick Zacchi che è andato in Egitto da uomo libero e non è più ritornato. C'era una volta la fine del mondo, e ce ne saranno ancora di fini, di mondi, di passaggi. Quello che non finirà mai, non passerà mai, è il teatro. Una volta c'era... Il bottone mi si è staccato. Il teatro. Una volta c'era le mani. Salvo l'andone. La commedia dell'aria. Il cuore. Una volta c'era il coro. Il cuore. Una volta c'era la lira e oggi l'euro. Ma no, no, nel senso no, oggi e oggi.